Amici di Prom TV, siamo al convento dei Carmelitani di San Piero Patti, dove nell'ambito della manifestazione Armonia di Forme si è inserito una manifestazione nella manifestazione, una performance contro la violenza sulle donne. Ci illustra un po' i lavori di questo ulteriore evento nell'evento la dottoressa Milena Bari, psicologa. Grazie, salve. Allora, come ho già detto, l'evento è stato inserito nell'evento su sensibilità di noi donne di Schegge d'Arte, l'associazione che ha organizzato il simposio, grazie anche alla collaborazione dei ragazzi della Macchina dei Sogni, alle volontarie del Centro Antiviolenza di San Piero Patti sulle donne, abbiamo deciso di incanalare questa performance al fine di dare un messaggio di sensibilizzazione verso questa tematica che ogni giorno affligge la nostra società. Questa è una cosa che è partita anche da una sensibilità mia professionale, tengo a sottolinearlo, perché sono molto vicina a questa tematica e ci pareva opportuno appunto dare questo momento di condivisione, un momento che sta crescendo a San Piero Patti grazie alla creatività che si è sviluppata in questi giorni attraverso il simposio di scultura, attraverso il percorso emozionale, attraverso le painting. Quindi ci auguriamo che questa serata possa essere come un lievito di crescita per aprire i nostri animi a una nuova visione del mondo. Quindi una funzione sociale, una funzione educativa anche dell'arte che ci insegna a dire no alla violenza, non tanto lo specifico sulle donne, alla violenza domestica in genere. Sempre più spesso purtroppo ne sentiamo parlare, un tempo sembravano argomentazioni assolutamente distanti dalla nostra realtà, però oggi, grazie pure ai mezzi di informazione, sappiamo che questa piaga purtroppo c'è e va debellata. Quindi le volevo chiedere un po' se avete contezza sui numeri del fenomeno relativamente alle nostre zone. I numeri sulle nostre zone non abbiamo delle dati statistici certi, anche perché basti pensare al contesto in cui siamo, ancora c'è una sorta di paura a dichiarare se si subisce o meno violenza, una sorta di omertà che è tipica forse del nostro territorio meridionale. Probabilmente le statistiche sono tangibili nei territori del nord, ma al sud ancora non ci sono delle statistiche certe, ecco perché la denuncia non è facile, la vittima non riesce a denunciare il proprio carnefice e ha anche paura di chiedere aiuto, quindi diventa difficile poter essere d'aiuto noi stesse. Perfetto, quindi la sensibilizzazione come un meccanismo di reazione. Diciamo che la sensibilizzazione dovrebbe essere un meccanismo di reazione, un meccanismo per smuovere le coscienze, un meccanismo per aiutare la gente a chiedere aiuto se ce n'è bisogno. Va bene, dottoressa Bari, io la ringrazio e Prom TV è al vostro fianco a gridare no alla violenza alle donne, no alla violenza domestica in generale e a sensibilizzare su questo argomento. La ringrazio. Questa serata nasce per volere di noi donne di Schegge d'Arte in collaborazione con i ragazzi della Macchina dei Sogni, e in collaborazione con le volontarie del Centro Antiviolenza No al Silenzio di San Piero Patti e anche per una mia sensibilità professionale. Abbiamo voluto inserire questa performance di recitazione di danza all'interno dell'evento Armonie di Forme. Ci pareva opportuno dare un momento di sensibilizzazione e fermarci un attimino a riflettere su una piaga che comunque affligge ogni giorno la nostra società, quale è quella della violenza sulle donne. E attraverso questa performance noi ci auguriamo che questo lievito di creatività che sta sbocciando, che sta affluendo in questi giorni a San Piero Patti possa influenzare anche voi e diventare un lievito di crescita all'interno proprio del quello che mi piace chiamare il caleidoscopio delle attività dell'evento Armonie di Forme. Ora lascio la parola alla voce di Serena Dandini, alle parole di Serena Dandini, molto più autorevoli sicuramente delle mie, parole tratte dal suo ultimo libro Ferite a morte. Grazie. Dal desiderio di raccontare le vittime di femminicidio. Ho letto decine di storie vere e ho immaginato un paradiso popolato da queste donne e dalla loro energia vitale.
sono mogli, sorelle, figlie, fidanzate, che non sono state i patti, che sono uscite dal solco delle regole assegnate dalla società e che hanno pagato con la vita questa disobbedienza. Donne assassinate proprio in quanto donne, per mano di uomini, dei loro uomini. Così mi sono chiesta, e se le vittime potessero parlare? Volevo che fossero libere, almeno da morte, di raccontare la loro versione, nel tentativo di dare luce e colore ai loro opachi fantasmi. Desideravo farle rinascere con la libertà della scrittura e la follia del teatro e trasformarle da corpi da vivi sezionare in donne vere, con sentimenti, risentimenti, ma anche, se possibile, con l'ironia, l'ingenuità e la forza sbiadita nei necrologi ufficiali. Donne ancora piene di vita, insomma. Ferite a morte vuole dare voce a chi da viva ha parlato poco o è stata poco ascoltata, con la speranza di infondere coraggio a chi può ancora fare in tempo a salvarsi. Ma non mi sono fermata al racconto. Ho provato anche a ricostruire le radici di questa violenza. Dietro le persiane chiuse delle case si nasconde una sofferenza silenziosa e l'omicidio è solo la punta di un iceberg, di un percorso di soprusi e dolore che risponde al nome di violenza domestica. Le violenze subdole consumate nell'intimo delle mura domestiche, dove ognuno dovrebbe godere della maggiore sicurezza e serenità, feriscono profondamente l'anima, la personalità, la dignità di una persona, rendendo la vita impossibile, lasciando segni indelebili. Ma tanto si può ancora fare. Ecco che siamo qui a parlarne, affinché le donne non si fermino, si facciano sentire con ogni mezzo. E mi auguro che Ferite a morte sia uno di questi. Serena Dandini. Cantar, sorrir.
Improvviso di follia. Ma quando mai? Erano anni che lo diceva ai quattro venti. A me veramente mi è sembrata una morte annunciata. Io ci ho avuto l'annunciazione come la Madonna, bella, chiara, risaputa. Una bella soddisfazione in un paese dove nessuno sa mai nulla. La chiamano l'Italia dei misteri, ma quelli veri che rimangono misteri per anni e anni. Ustica, la strage di Bologna. Qualcuno sa qualcosa? Niente. Qualcuno ci ha capito qualche cosa? Buio. Invece, quando sono morta io, lo hanno capito subito tutti che ne aveva ammazzato mio marito. E certo, ne l'aveva detto a tutti che lo faceva e l'ha fatto. Sono soddisfazioni. Una sola cosa non mi torna. Ma se lo sapevano tutti, perché gliel'hanno lasciato fare? E io perché gliel'ho lasciato fare? È più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che una donna manager entri in un consiglio di amministrazione. Ma io ce l'ho fatta. Non è stata una passeggiata. Sono battaglie che ti lasciano i segni. Ti possono indurire. A volte ti incattiviscono pure. Io appartengo alla generazione di donne che ha rinunciato ai figli per la carriera. Ma non me ne pento. Ho coltivato delle amicizie meravigliose. Mica è detto che una donna per realizzarsi deve per forza essere mamma. Poi tanto, ci sono gli uomini che ti scaldano il cuore. Io addirittura ho sposato un collega. Fantastico. È bello lavorare spalla a spalla, sentirsi complici e uguali. Tonnellate di email da smaltire la sera, prima di ritrovarsi finalmente a letto. Stessi orari, stesso stress, stessi stipendi. Ecco, finché sono stati gli stessi è andato tutto bene. Io ci ho messo un po' a raggiungerlo. Si sa, a pari curriculum noi donne siamo considerate meno spendibili, meno autorevoli. Dobbiamo essere tre volte più brave per ottenere lo stesso risultato,
ma alla fine ce l'ho fatta. Il problema è che poi l'ho superato. Ho cominciato a guadagnare più di lui. Non l'ho fatta apposta. Anzi, mi vergognerò anche un po'. Subito non glielo ho detto. Non so perché, ma dentro di me mi sentivo un po' in colpa. Come se superarlo economicamente fosse un'affronta alla sua virilità. Avevo paura di umiliarlo. Ma poi mi sono detta che il mondo era ben cambiato dai tempi di mio padre, che non ha mai fatto lavorare la mamma, anche se era laureata. Per decoro, per decenza. Che non si dica che la sua signora era costretta a faticare. Lei non l'ha mai contrariato. Io sì. E così ho fatto auto, offrendogli un weekend 5 stelle a Parigi. Da lì sono iniziati i guai. Penso a me. Sottilmente, un veleno si è infiltrato nel nostro rapporto. Io non ero più così simpatica, né tanto intelligente come prima. Anzi, ogni motivo era buono per assestare un colpetto alla mia autostima, che si sa, nelle donne è già traballante di suo. Piano piano ha cominciato a colpirmi. Un risentimento sordo, un sarcasmo feroce. Una critica impetuosa e continua. Non andava mai bene quello che facevo. Un match senza esclusione di colpi. Anzi, un colpo dietro l'altro. Fino a quello definitivo. Un portacenere di marmo tirato in piena fronte una sera di maggio. Ero ancora viva. Poteva salvarmi. Invece mi guardava immobile, con stupore. Io respiravo a fatica. Finalmente debole e arrendevole. Mi aveva messo a terra. Non voleva farlo, ma non aveva più argomenti per spiegarmi la sua inadeguatezza. Ero cresciuta troppo per lui. Non riusciva più a reggere il confronto. Non riusciva più a starmi al passo. Si sentiva inferiore e non aveva altra scelta che ricorrere alla forza fisica. In quella era ancora superiore a me. Almeno ha vinto l'ultima partita. Scegliere la scarpa giusta per correre è una faccenda molto seria. Diffidate di chi insinua che una vale l'altra. Dicono che se hai voglia di muoverti non c'è bisogno di fare tanto i perfezionisti, ma evidentemente non sono dei veri appassionati. Io ho sempre amato correre, è il parco perfetto per me, e la mattina presto correre tra un campo. E il parco ideale è il Central Park, ovvero il centro del mondo, con tanto di scoiattoli. Che cosa vuoi di più dalla vita? L'abbigliamento sportivo può essere stravagante e personalizzato. Una mia amica ama correre con una tuta in paille color orso bruno. Dice che così riesce a muoversi meglio. Ma sulle scarpe anche lei non transige. Le migliori per noi sono l'ultimo modello delle Casper, le K2, che hanno un nuovo sistema rivoluzionario di ammortizzatori. Così dice la pubblicità, un sistema di ammortizzatori con degli spazi sottostanti della zona del tallone che ti permette di ridurre gli sforzi e ti sembra di volare. Io le indossavo nuove di zecca quella mattina di febbraio. L'aria era gelida, l'erba gelata e in alcuni tratti in ombra l'asfalto era ricoperto da delle sottili lastre di ghiaccio. Ma io, con le mie Casper viola, superavo ogni difficoltà correndo, con leggerezza, e mi sembrava di volare. Certo, avere 16 anni aiuta. Saper cogliere il momento, fare lo sforzo, godere l'attimo fuggente, e non perdere lo scoiattolo che ti insegue da platano a platano, come in un'impossibile gara che succede solamente nei cartoni animati di Walt Disney o
Oh, in una giornata perfetta sulla terra. Chissà che cosa gli è balzato in testa. O forse mi stava aspettando da sempre, lì, nascosto, tra gli alberi, dietro i cespugli. Mi ha raggiunto, braccato, e ha fatto scappare i miei scoiattoli, che sono stati più veloci di me. Mi ha buttato a terra, bloccato le mani e i polsi, e tappato la bocca. Io, nonostante le mie casper viola, non riuscivo a muovermi, volevo scacciare, ma lui era dappertutto, sopra di me, dentro di me, e io non riuscivo a muovermi, volevo urlare, ma non c'è stato niente da fare. E alla fine, con un'enorme pietra, mi ha spaccato la testa, e io ho spento gli occhi per sempre. Neanche a Central Park, neanche per una ragazza nata e cresciuta a New York, si può essere liberi. Peccato, era una giornata così perfetta. Giovanni Starnoci, di anni 34. Il mio fidanzato, di età ne ha quasi 35. Vabbè, sincero, non è stato male. Trovandomi nell'appartamento che dividevo con la mia nuova fidanzata, Ivana, di anni 22. Per l'esattezza, li avevo appena compiuti. Approfittando del fatto che Ivana era chinata verso l'armadio, dove stava scegliendo il giubbino da indossare. Se permetti, armadio a noce scura, che proveniva da casa mia. Con il cavo del DVD facevo un doppio giro attorno al collo divano, e mentre spingevo l'ho tirato di peso, facendola rovinare in pancia in su sul letto. Il nostro letto. Mentre le gambe penzolavano, io, il suo corpo, la parte del corpo superiore si adagiava. Io continuavo a stringere, mentre lei non opponeva alcuna resistenza. E certo, che potevo fare? Mi ha preso da dietro la sprovvista. Mi aveva detto, vestiti, usciamo, che è meglio, che mi prudono le mani. E io gli ho risposto, grazie. Forse era meglio che non gli rispondevo, dico, pensando al dopo. Agli uomini non gli piace se gli rispondi. Dopo 5 minuti ho visto uscire del sangue dalla bocca e dal naso di Ivana. Quando ho visto che Ivana respirava male, l'ho sollevato di peso. Sì, di peso. Mi ha strattonata giù come un sacco di rifiuti, altro che! L'ho adagiata! Sì, adagiata! Buttata! Buttata via! Adagiata per terra! Dai, come ho! E l'armadio! Quello con lo specchio! In tale momento, appena mi sono accorto che Ivana non respirava più, ho dato una saltata al capo, che era ancora attorno Ivana. E allora ho dato davanti attorno, provocando così la rottura del cavo. Non ci potevo credere, era proprio lui mi stava facendo questo. E mi guardava con gli occhi senza sentimenti, eppure avevamo appena finito di fare l'amore. Gli erano venuti 5 minuti, s'era fissato che al pub c'era uno che mi faceva il filo. Ma quando mai? Non ho neanche il tempo di respirare lì al pub con quegli ubriaconi. Il mio solo pensiero è di tornare a casa e togliermi le scarpe. Sorteggiavo dal collo di mano. Mi sono portato in bagno, dove mi lavavo le mani, che erano ancora
appena pulito a fondo il bagno e lo sentivo trafficare, perché io ero ancora viva e respiravo a malapena, ma sentivo tutto. E lui era lì, si asciugava le mani con la biancheria fresca di bucato che aveva appena sistemato mentre aspettavo che arrivasse. Dopo aver fatto ritorno nel canale da letto, ho sentito e ho detto male mentre mi stai levando. E allora tu pensi un fazzoletto di stoffa di colore rosso, bianco e... Un fazzoletto? Era un tovagliolo. Ma che ne sapeva lui? Non ha mai apparecchiato una volta. Se per questo neanche lavorava mai. I lavoretti gli duravano un mese o poco più. Anche l'ultimo, che sembrava andasse bene, dopo 20 giorni via, si stancava, litigava sempre. E certo, a tirare avanti la baracca ero io. Tanto noi donne siamo forti, meno che con gli uomini. Perché le donne non ci credono che gli uomini possono veramente arrivare a ucciderle. Questo fazzoletto di stoffa! E ancora con questo fazzoletto! Dopo avermi bevuto di catecina, mi è premuto con forza sulla bocca e sul naso di mano, impedendo così di respirare. Dopo aver constatato che Ivan non respirava più, che il petto non le batteva, che le unghie erano diventate di color lilla. Sì, è lo stesso colore dello smalto che avevo messo quest'estate e che ti era piaciuto tanto. Mi avevi detto, sussurrandomi all'orecchio, che ero la donna più bella che tu avessi mai avuto e di quanto fortunato è. Io ti ho risposto, mai quanto bello. Che avrei preferito un rapporto un po' meno virtuale,
fatto di attenzione e di tante coccole. Sì, è vero. Mi chiedo di più. Gli ho dato un ultimatum. L'ho pregato, almeno la domenica mattina, di spegnere il computer. Mi ha cliccato non mi piace. Faccina triste. Io non so dove dirlo. Allora lo lasciamo. E ho pensato di cambiare il mio profilo su Facebook. Situazione sentimentale, single. Finalmente. Non ho avuto neanche il tempo di ribattere, che lui mi ha tirato più in forte un colpo di pistola. Io, cadendo, l'ho guardato dritto negli occhi. Erano verdi, quelli me li ricordavo. Sempre trattata da Dio. Avevano persino il frigo bar nella loro stanzetta. Sì, certo, per l'odore dei loro cibi tipici che si attaccano dappertutto e non ti volano più. Allora, come li chiamate voi? Gironi? Settori? Sì, sono morta. Per male di mio marito, eh? Eh no, lui no. Ha assoldato due killer. Scusate se poco di questi tempi. Di quelli professionisti veri. Di quelli che si vedono solo nei film americani. Non avrebbe mai permesso che un cafone dell''ndrangheta al sapore d'anguia si occupasse del lavoretto. Eh no. Almeno l'ultima immagine che mi è rimasta stampata sulla cornea è quella di due uomini palestrati con doppio petto blu. Sono rimasta bella, integra, trucco leggero, capelli a posto. Mi hanno strangolata con un foulard di seta di Hermès. E hanno avuto l'accortezza di lasciarmelo qui, sul collo, a coprire segni e rughe varie. Cadendo, non ho perso neanche le mie Chanel. Tacco 6. Ero perfetta. Non so che cosa mi era preso. Volevo lasciarlo, ma così era un'ideuzza, sì, un capriccio. In fondo lui non mi ha mai amata veramente, no. Ognuno poteva continuare tranquillamente le proprie vite, camere da letto separate, ognuno aveva i propri interessi, tanto che uscendo dalla sua vita ho pensato che lui non se ne sarebbe neanche accorto. Mi piacevo perché ero decorativa, andavo bene su tutto, dallo yacht al salotto in pelle bianca. Sì, dove mi metteva facevo la mia porca figura. Me lo diceva che ero una cretina.
Me lo diceva anche mio padre. Ma mio marito no, lui no. Lui era più affettuoso. Io per lui ero la sua cretinetta. Dove vuoi andare, cretinetta? Fatti bella, vai dal parrucchiere, fatti le unghie, non pensarci. Che io, lui, sì, certo, lui. Lui aveva già tanti pensieri, dai creditori, ai fornitori, ai banchieri. Lui è un manager, mica un poveraccio da cavalleria rusticana. Volevo il divorzio. Io volevo il divorzio. E allora che l'avvocato gli ha consigliato di farmi fuori. Gli costava meno, anche se i killer non li poteva scaricare dal 740, no. Cosa volete dire? Eh? Che mi ha fatta secca esattamente come tutte loro? No, e poi c'è morte e morte. In fondo io non sono stata una cretina. Eh? Lo sono sempre stata, anche per mio padre. Mi spostate o che? Ah, se solo questo cellulare prendesse, saprei io a chi chiamare. Ma adesso anche questo cellulare è più morto di me. Thank you.
bravi ai nostri attori, allievi della macchina dei sogni di Stefano Mollica. Hanno interpretato alcuni dei monologhi tratti dal libro Ferite a morte di Serena Dandini. Grazie a Rosanna Alba, Antonella Ingrassia, Daniela Natoli, Eugenia Rossello, Roberto Catani, Maria Fallo, Luisa Di Dio. Complimenti e ancora un applauso alla nostra coreografa e ballerina Valentina Messina. Prima di concludere con i ringraziamenti vorrei brevemente esporvi il progetto No al Silenzio, pensato nel 2007, portato avanti in maniera attiva con la collaborazione di Veronica Di Perna e Eleonora D'Amico, operatrici volontarie a partire dal 2012, dall'associazione La Clessidra, Costruire l'Esperienza. Un'azione mirata a far emergere e a contrastare il fenomeno della violenza intra ed extrafamiliare a danno delle donne, con l'obiettivo di realizzare una rete territoriale di antiviolenza nata e pensata nell'intento di fornire loro ascolto e sostegno. Si fonda su iniziative come quella di stasera, volte a contrastare a livello preventivo e conoscitivo, informando, sensibilizzando sul fenomeno della violenza. Tutto ciò è stato voluto fortissimamente e quindi vanno ringraziate le dottoresse, psicologhe e psicoterapeute Catena Camuti e Adele Lopresti e l'assistente sociale Marilena Barca, fondatrici dell'associazione e ideatrici del progetto e quindi anche del centro antiviolenza. Un ringraziamento in particolare va all'artista Milo, alla sua associazione Schegge d'Arte, per averci invitati e ospitati con interesse e dedizione. La stima e la collaborazione sono assolutamente reciproche. Ringrazio personalmente per il lavoro e l'interesse, le vorrei qui con me, Serafina Di Salvo. Arianna Scaglione, prego, prego, venite. Anna Sottile, Noemi Pantano e Federica Stupia. Collaboratrici del centro. Ringraziamo il professore Giambò che ci ha anche lui assistiti nelle prove dandoci dei validi consigli. Ringraziamo Salvatore Bongiovanni e la sua equipe per il prezioso supporto tecnico e informatico, ma ringraziamo veramente col cuore tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione e alla riuscita dell'evento. Ma infine, non per importanza, ringraziamo voi spettatori per il vostro tempo, per il vostro interesse, affinché siate dei partecipanti attivi, dei portatori di informazioni e di conoscenze anche al di fuori di questa piccola realtà. Il progetto si prefigge di dare voce al silenzio delle donne affinché non continui ad essere il silenzio della società e invito qui le dottoresse Adele Lopresti e Catena Camuti, non so, per un saluto. Grazie a tutti. La nostra presentatrice, vieni. Il professore vuole dire qualcosa? Solamente che è stato per me un piacere dare voce a delle morte.
prima di passare la parola a Tina, che è del paese, quindi è dentro, molto più dentro di me, io ringrazio tutti di cuore. È un progetto che io e Tina perseguiamo da anni e vederlo realizzato credo che sia quasi la realizzazione di un sogno. Cioè vedere oggi quello che noi abbiamo desiderato, che abbiamo in tutti questi anni perseguito con fatica, però anche con ostinazione. Oggi diciamo che è una risposta vedere insomma tutto questo. Grazie, passo la parola a Tina. Io chiaramente, oltre che unirmi ai ringraziamenti di Veronica per la presenza di tutti voi, un ringraziamento a Milo che ci ha ospitato, ma soprattutto a Veronica e Leonora, perché in effetti senza di loro questo non sarebbe stato possibile. Noi abbiamo messo qualche idea, abbiamo messo la nostra esperienza a disposizione, ma loro hanno messo una cosa molto importante che è il tempo, che è una cosa molto preziosa. Il loro tempo lo stanno dedicando a questa attività totalmente in forma gratuita. Abbiamo detto anche in altre occasioni che l'associazione è disponibile ad accogliere chi vuole avvicinarsi anche per collaborare, quindi un po' anche per fare queste cose. Per noi serve molto perché lavoriamo molto sulla sensibilizzazione. Una serata come questa ci emoziona, ci fa stare, ci dice che abbiamo fatto la cosa giusta, quindi ringraziamo. C'era il sindaco, non so se è andato via, almeno abbiamo questa. Mi l'ho intravista e quindi piacere se può dare un saluto. Sì, certamente, buonasera a tutti. Io così per cioè lo invito in particolar modo perché in effetti è uno dei comuni che ci ha dato anche un patrocinio, cioè ha firmato con noi un protocollo d'intesa, e questo è, non è una cosa comune, è abbastanza difficile trovare sindaci che hanno questa sensibilità, e noi l'abbiamo trovato, quindi siamo anche grati per questo. Dico, è il minimo che noi potevamo fare, anzi speriamo di poter fare sempre di più, anche perché devo dire che ogni volta che c'è l'occasione, e fortunatamente voi trovate tante occasioni e tante forme anche, per ricordare che purtroppo è un problema serio, è un problema che esiste, e la cosa paradossale è che più se ne parla e più mi pare che le statistiche ci dicono che la violenza sulle donne aumenta. Ciò ovviamente non deve scoraggiare, ma anzi al contrario, ci deve invogliare ancora di più ad andare avanti, ad essere uniti per far sì che veramente si possa in qualche maniera riuscire a far sì che tutte le donne possano avere la propria dignità e possano essere amate ed amare così come è giusto che sia e così come ha il senso vero della parola amore. Quando un uomo fa violenza su una donna non è vero che la ama, evidentemente ha qualche problema, e probabilmente anche le donne devono superare e uscire da queste situazioni che sembrano e sono sicuramente paradossali. Io quindi non posso che ringraziare, voglio fare i complimenti a tutte voi, siete bravissime, la ragazza che ha ballato, voi che avete recitato, siete meravigliosi. Che ben venga tutto questo, noi siamo sempre a vostra disposizione. Grazie. Scusate, io volevo fare un ultimo ringraziamento alle donne di Schegge che questa sera hanno sentito di far parte di questo progetto, e ringraziarli per la loro sensibilità. Quindi chiamo Eugenia, Rosanna, Luisa, Noemi, Martina, che non so dove sia. Chi mi dimentico? Noemi, chiamata? Tenuccia, ringrazio Tenuccia, sei qui, la invito a salire. Francesca, mi scuseranno chi... siamo in tante, quindi qualcuno mi può sfuggire, grazie ancora.
Siamo nel chiostro del convento dei Carmelitani a San Piero Patti, chiostro che stasera si è animato di palpabili emozioni sempre legate al filo conduttore del discorso della violenza sulle donne. È con noi la dottoressa Camuti, la responsabile di questa iniziativa No al Silenzio. Come dicevamo prima con la dottoressa Bari, parliamo di una violenza un po' sordida, perché comunque viene consumata in un ambiente che dovrebbe essere quello in teoria più sicuro, l'ambiente familiare, è perpetrata da quella che è la persona che sempre in teoria dovrebbe essere quella che più ama e più è legata ad una donna. Sì. E questa è la realtà con la quale ci confrontiamo, è una realtà sommersa, scarsamente denunciata, infatti molto spesso le donne considerano questo non violenza e quindi molto spesso non denunciano. E quindi gli ambienti di casa, che dovrebbero essere gli ambienti più sicuri, diventano gli ambienti invece in cui c'è la maggior parte delle violenze, insomma, che si perpetrano ai danni delle donne e anche dei bambini, perché i bambini che assistono, ecco, questa è una cosa, è un messaggio anche importante, i bambini che assistono alle violenze sono anche vittime della violenza stessa, perché a lunga scadenza possono avere delle conseguenze dal punto di vista psicologico e dello sviluppo. Certo. Uno dei motivi che disincentiva la denuncia è l'assenza di ascolto. Voi vi proponete di dare ascolto, di dare consulenza, di dare supporto alle vittime di queste violenze domestiche. Sì, il nostro centro è nato proprio con questo scopo. È un helpline fondamentalmente, cioè una linea telefonica dedicata a cui le donne si possono rivolgere, mantenendo l'anonimato, totalmente gratuita, e dall'altra parte del telefono trovano degli operatori che sono intanto formati alla raccolta, all'ascolto della domanda di aiuto. In più poi in base alle richieste possono essere indirizzate verso consulenze di tipo psicologico, legali o sociali a seconda del caso. In questo suo lavoro lei è supportata e collaborata comunque anche dalla dottoressa D'Amico e dalla dottoressa Di Perna, alle quali insomma vogliamo chiedere anche insomma, a loro una opinione, però non tanto sull'attività del centro, già è stata esaustiva la dottoressa Camuti, ma su questa serata, su questa iniziativa, su questo spettacolo che comunque è stato molto forte, molto toccante e comunque ha lanciato un segnale importante nel senso del no alla violenza sulle donne. Dottoressa Di Perna, prima lei. Allora, noi abbiamo sfruttato tra virgolette l'invito all'interno di un simposio artistico, quindi stavolta abbiamo pensato ad una formula che fosse in qualche modo attinente appunto all'arte, e abbiamo pensato proprio di unire arte, cultura, ma soprattutto teatro e danza come espressione di vita, di morte, ma soprattutto di libertà dell'anima, per esprimere le varie forme di violenza anche attraverso questi meccanismi. Abbiamo scelto questa location, dobbiamo veramente ringraziare l'Associazione Schegge d'Arte per questo invito, per questa opportunità. Noi cerchiamo sempre di coltivare, di inventarci una parte per noi, degli spazi importanti all'interno della società. Perfetto, noi siamo un'emittente che va sul web, siamo una web TV, quindi è facile per noi entrare nelle case delle persone. Si parlava poco fa di internet, di Facebook, ecco, noi ci siamo. Per una donna vederci, cogliere il messaggio è molto più facile nella solitudine, nell'anonimato, rispetto alla presenza del proprio compagno. Quindi se volessimo lanciare un appello forte alla denuncia per queste donne sottomesse e violentate, dottoressa D'Amico. Allora, secondo me bisogna non vergognarsi, perché bisogna denunciare, non essere vittime, perché la vita è una sola e bisogna viverla per come si deve, con la propria dignità, con la propria libertà, perché noi ce l'abbiamo la libertà. Quindi cercare proprio di parlare, se qualcosa non ci va bene di dirlo, e vivere come si vuole, appunto.
Quindi avere paura, ma allo stesso tempo anche il coraggio di denunciare donne che potrebbero essere le nostre sorelle, le nostre madri, le nostre cugine, i nostri affetti più cari. Io vi ringrazio, siete state gentilissime, disponibilissime, avete fatto comunque qualcosa di importante, perché il messaggio che si lancia questa sera da questo chiostro è notevole. Nelle nostre zone forse ancora non iniziative del genere non erano state ancora avviate, spero che possano essere colte. Noi daremo tutto il nostro aiuto, il nostro supporto come emittente televisiva affinché il messaggio che è stato lanciato da qua non vada disperso. Ci sono slanci, palpiti di vita, ci sono frammenti di cuore che sono distrutti ma che aspettano di essere riuniti. Una vita che è spezzata ma che aspetta di rafforzarsi ancora per poter continuare a vivere, per ripartire nella propria libertà ma soprattutto nella propria dignità. Vi ringrazio ancora e do la buonanotte ai nostri amici web ascoltatori.